Siamo, siamo pronti per partire con il nostro secondo speaker, eh, ci racconterà ehm, il, il titolo del suo talk: è Stateful Pattern in Azure Functions. Eh, però preferisco parlarne direttamente con lui quindi invito qui con me Massimo Bonanni, Azure Technical Trainer at Microsoft. Ciao Massimo. Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Marco. Grazie sì, grazie di ospitarmi. Grazie di ospitarmi. Grazie a Grusp che è sempre attento a tutti questi, tutti questi eventi, ad organizzare tanti eventi, tante, eh, tanti incontri che ci permettono di, di crescere, di imparare nuove, nuove cose. E come stai? Bene, bene. Qui fa particolarmente caldo, non c'è il sole, è nuvoloso, quindi nella peggiore delle, delle situazioni, però va bene. Adesso ci divertiamo. Assolutamente. Dove ti trovi tu? Io sono a Roma, sono a sud okay, di Roma. Okay. Quindi... Sì, Quindi immagino faccio più caldo. Io sono su Monza, immagino faccio più caldo. No, ma no, è nuvoloso, quindi come capisci c'è una cappa di... Ah, okay, sì. di afa che non, non fa respirare. Adesso... Assolutamente. Ma raccontami un po' di cosa si occupa un Azure Technical Trainer? Eh... Di cosa si occupa? Come, come, come si dice, chi sa fa, chi non sa insegna. Eh, io insegno, <ride> quindi già iniziamo bene. No, nel senso, io mi occupo, sono in un team internazionale in Azure che si occupa di erogare formazione certificata in ottica Azure. Eh, L'azure che è davanti è tendenzialmente questa. Eh, Microsoft ha un team di trainer, eh, poi usa anche dei trainer esterni, ma ha un team di trainer che si occupa di formare i customer per l'utilizzo di Azure. Quindi tipicamente okay. l'obiettivo diciamo formale è quello di fargli fare le certificazioni, l'obiettivo vero è quello di insegnare gli strumenti, eh, perché quando tu sai usare gli strumenti probabilmente sei più efficiente, quindi questo è il mio, è il mio obiettivo. Assolutamente, da quanto sei in Microsoft? Io sono in Microsoft, allora bazzico il mondo Microsoft dal 2000. 8, 2007, qualcosa del genere, ma sono in Microsoft dal 2016, quindi sono al mio quinto anno, ho fatto il quinto anno di, di esercizio interno, mettiamola così, ma sono trainer da un paio di anni, prima mi occupavo di progetti nel, eh, nella parte di, di Azure che si occupa di creare progetti, di fare progetti, quindi ero la parte consulenza di Azure. Ok, ok, ok. Allora, il titolo del tutorial che è Stateful Pattern in Azure Functions, ci anticipi qualcosa prima di, di partire? Allora, noi andiamo sul tecnico. Fino ad okay. adesso abbiamo parlato di cose, secondo me, più interessanti, in un okay. certo senso, perché è, perché è interessante quel, quel confronto che ha fatto Paola tra io scrivo software, ma mi preoccupo anche del, del mondo, tra virgolette. Io vado sul tecnico e vi faccio vedere come... Intanto cosa sono le Azure Functions, così chi non le conosce... le. Le apprezza o comunque le conosce e magari le evita, quindi come al solito è uno strumento, quindi in quanto tale va utilizzato. E vi farò vedere come queste function, che sembrano limitate da un certo punto di vista, in realtà sono estendibili e in particolare per la realizzazione di pattern che sono anche complessi, ma realizzati sempre nell'ottica serverless. Quindi con tutto, tutti i vantaggi che poi diremo e che Paola ha già accennato: quindi il spendo solo quando serve, inquino solo quando serve e così via. Quindi, Diciamo, L'obiettivo di questa sessione è proprio quello di farvi vedere come un, un oggettino semplice, tutto sommato, perché alla fine vedrete che è molto semplice, in realtà permette di implementare anche degli scenari complessi e poi li vedremo praticamente. Quindi io andrò molto sul pratico. Ottimo, Quindi... guarda, sono, sono molto curioso. Ci farei vedere anche qualche use case... Eh... Eh, ne parleremo. Non, non ho, negli esempi non ho gli use case, però vi, vi, vi citerò degli use case in cui eh, mi sono trovato ad applicare poi questi, questi pattern. In generale, quando una tecnologia nasce è perché ci sono degli scenari che la debbono supportare o che necessitano di quella tecnologia. E vedremo proprio le function da sole non, non, non bastano per certi scenari. Eh, ve li citerò. Ok, allora direi di, di iniziare. Eh, ok, Massimo, voglio un pattern in Azure Functions. Ci vediamo dopo per il QA. Ok, benissimo. Allora, buongiorno a tutti, grazie. Eh, siete pronti? Cominciamo con, eh, intanto, cominciamo con eh, capire che cosa sono le Azure Function. Allora, le Azure Function sono una delle tecnologie serverless in Azure. In realtà, eh, è una tecnologia che. Ehm, Può essere utilizzata non necessariamente in Azure, ovviamente io la contestualizzerò in Azure, vedremo che per esempio tutte le demo che farò saranno sulla mia macchina, quindi già questo vi fa eh, pensare che non necessariamente sia eh, cloud, nel cloud chiaramente sfrutta al meglio le, le caratteristiche. Una delle tecnologie serverless, il concetto è questo, proprio perché è serverless, è una tecnologia che è guidata e scala in base a degli eventi. Quali sono questi eventi? Beh, già Paola ve ne ha citato uno prima. La scrittura di un messaggio in un service bus o un, un bench, un, un insieme di messaggi in un service bus, potrebbe far partire, potrebbe scatenare la, la partenza della mia function. E che cos'è la mia function? La mia function è uno snippet di codice ottimizzato con l'obiettivo di risolvere il problema di business. Ottimizzato perché ottimizzato? Perché dovrei ottimizzarlo? Perché io quello che pago in un ambiente server in particolare nelle function è quanto dura la mia esecuzione, che non può avere una durata illimitata, quindi ha già dei vincoli sul fatto che non posso consumare quanto mi pare e l'occupazione della memoria. Quindi io sono in un certo senso costretto a ragionare già nell'ottica di Paola di prima, perché sono costretto a fare delle cose che siano ottimizzate, che siano rapide e che occupano, occupano poco spazio. Ma questo codice sarà C Sharp. No, in realtà questo codice è C Sharp quindi .NET, Node.js, Java, Python, PowerShell, ci sono tutta una serie di linguaggi, e in più da un qualche mesetto è stata annunciata la possibilità di scrivere la function nel proprio linguaggio che va ad integrarsi poi con il runtime delle function. Perché ovviamente, e capirete, poiché eh, questa roba deve girare da qualche parte, è serverless, quindi non ci interessa l'infrastruttura dove gira. Io dico ad Azure, dico a alla mia piattaforma, questo è il mio pezzo di codice, deve reagire quando eh, un messaggio nel service bus arriva e questo meccanismo di reazione si chiama trigger, eh, giusto per, per darvi un po' di nomenclatura, e all'interno del mio codice io vado a, a interpellare servizi esterni. Questa freccettina verso l'esterno, che ovviamente è bidirezionale, eh, non necessariamente in un solo verso, si chiama binding. Tutta questa roba gira sul runtime, questo runtime è diciamo, l'asso nella manica che, ha le, che hanno le, fun che le function per poter deployare la mia function su Azure e ci pensa la piattaforma Azure a, a gestire il runtime sulla mia macchina. Quando adesso io farò F5 in Visual Studio e partirà il mio scenario Durable Function, e, e girerà sul runtime che è ospitato sulla macchina. Capite che se questo runtime lo metto in un container, sta roba gira dentro un Kubernetes, quindi... In realtà gli scenari non sono solo cloud, quindi il pezzetto di codice, snippet di codice ottimizzato, vengo svegliato da un trigger, comunico con l'esterno con dei binding. Eh, eh, però hanno, hanno dei limiti, quali sono questi limiti? Beh, sono fondamentalmente questi: è stateless perché Perché ogni volta che arrivo un messaggio nel service bus e la mia function parte, eh, una volta parte da una parte. Una volta parte da un'altra perché perché io sono agnostico rispetto alla piattaforma all'infrastruttura quindi sarà azure a fare densità e ottimizzare sempre lotti nell sempre nella stessa region dove ho scelto ottimizzare dove questa mia function gira e quindi come faccio a tenere lo state lo state all'interno della funzione è ovvio che posso utilizzare un, un repository esterno evidentemente ma la function di suo è stateless Vedremo che ci sono alcuni scenari in cui questo non è possibile. Adesso ve li faccio vedere subito. Una function non può chiamare un'altra funzione. Okay? La, lo può fare se sfrutta dei meccanismi intermedi. Una function potrebbe scrivere un ulteriore messaggio nel service bus che fa partire un'altra function. Ma direttamente non può farlo, quindi non può orchestrare altre function. E poi, tipicamente, una function nell'ottica che dicevamo prima, deve fare una sola cosa fatta bene. È molto vicino al concetto di microservizio in questo caso ma molto micro micro eh, ma tanto micro nel senso che una function fa una sola cosa ottimizzata e fatta bene è massimo però allora io se ho uno scenario complesso devo intanto tenere dello stato tipicamente immaginate un workflow un workflow cosa fa beh sicuramente mantiene lo stato eh, lo stato d'avanzamento è uno stato e deve essere insito nel workflow Deve integrare, interagire, orchestrare gli altri componenti. Quindi immaginate la gestione di un ordine, ora la vedremo un esempio, arriva l'ordine, l'ordine va analizzato, poi dovrò scriverlo in una tabella magari, poi andrò a creare l'invoice, la, la, la fattura e poi manderò una mail. E io devo orchestrare delle funzioni e sembrerebbe che le function non lo fanno. E poi fa ovviamente un workflow, io parlo di workflow, ma immaginate tutti gli scenari complessi, eh, devono fare più di una cosa. E quindi co come faccio a implementare scenari complessi che sono il 99,9% dei casi utilizzando delle function? Beh, il trucco è basato su una caratteristica delle function, l'estendibilità. Vi ricordate la le due freccettine? Quelle due freccettine out of the box sono declinabili in diversi servizi, una ventina. Quindi c'è Service Bus, c'è eh, Cosmos, c'è la richiesta HTTP, ce ne sono un po'. Ma alcuni altri servizi, per esempio SQL, non hanno la freccettina d'ingresso e la freccettina di uscita, così come altri servizi. Il bello delle function è che io posso estenderle. E proprio su, eh, su questa estendibilità che si basano le durable function. Che sono le durable function? È un'estensione delle function, introducono dei trigger, freccettina d'ingresso e dei binding, diciamo freccettina d'uscita, mettiamola così e Introducono tutto uno strato dietro questi nuovi trigger e nuovi binding che gestiscono lo stato. Okay? Quindi è vero che in realtà, essendo essi delle function, non hanno stato, ma lo gestiscono per noi. Quindi, per noi, logicamente, queste estensioni astraggono la gestione dello stato e soprattutto in un workflow, astraggono le, la, la gestione del, dei, dei checkpoint. Perché serve questo? Beh, abbiamo detto che noi nelle function paghiamo per quanto dura una function e per quanto occupa e che le function non possono eh, durare quanto ci pare, ma un workflow può durare giorni, immaginate la richiesta di ferie, una richiesta di ferie, qualcuno farà la richiesta, partirà un messaggio verso il manager, il manager leggerà quel messaggio e farà approvo o reject e questo potrà accadere anche il giorno dopo, anche due giorni dopo. E quindi che fa? Sta lì in attesa? Che fa? Resta attiva? E, e quanto ne consumiamo di carbone? Ok, non va bene. Quindi il concetto è che io devo avere un modo e l'estensione me lo dà. Per ogni volta che quel workflow si deve aggiornare, ripartire. Adesso vi faccio vedere automagicamente come fa. Ripartire, ricapire a che stato era arrivato quel particolare istanza di workflow e continuare. Come fa questo? Sfrutta un framework open source disponibile su GitHub. Alla fine delle slide trovate i riferimenti ai vari GitHub interessati la documentazione. E anche alle demo che vi farò vedere, è di fatto un, uh, un modo per scrivere long running persistent workflow in C Sharp. Che cosa fa? Sfrutta uno strato di, ehm, di persistenza automaticamente per seg segnarsi dove è arrivato. Ora vi faccio vedere il trucco che usa, usa una, una tecnica architetturale ben precisa. Ora ve lo faccio vedere. Dietro c'è questo framework, e sopra per far sì che le nostre function. Possono utilizzare questo framework? C'è un'estensione. In che linguaggi scrivo le Durable Function? Esattamente gli stessi. Ehm, parte Java, gli stessi. Java probabilmente c'è, ma magari questa slide è una giornata, poi magari ve la verifico e l'aggiorno prima di darvela. Negli stessi linguaggi delle Function. Quindi in realtà, come scrivo le Function, scrivo anche le Durable. Come è composta una Durable Function? Allora, c'è. Eh, sicuramente un innesco. Qualcuno dovrà pa far partire il mio, il mio workflow. Immaginate l'arrivo la, di un ordine da parte di, di, un, uh, di un committente, eh, esporrò magari un endpoint REST. Eh, L'ordine arriverà e quindi quella parte, quel componente server che gestisce quell'ordine è quello che si chiama client. Okay? Si chiama in gergo tecnico nelle Durable Function client. Il client fa partire un orchestratore. L'orchestratore è il cuore della function. È. Una function anch'essa sfrutta l'estendibilità delle function che abbiamo detto per orchestrare altre function che a loro volta si chiamano activity. Ed è il classico workflow. Qualcuno lo fa partire, c'è il workflow, il workflow utilizza altre funzionalità, che sono anch'esse delle function. Un esempio, il, uno dei più semplici, si chiama function chaining. Io qui ho scritto F1, F2, F3, questa è presa dalla documentazione, ma immaginate l'arrivo di un ordine, no? nell'arrivo di un ordine, F1 l'ordine viene analizzato per vedere se è formalmente corretto, l'F2 lo scrive nella tabella degli ordini, F3 eh, crea la fattura, F4, se ci fosse, è la funzione che manda la mail, e così via, no? Che significa? Significa che io devo chiamare funzioni una di fila all'altra e quei blocchettini blu, quei cilindroni blu, altro non sono che eh, dei meccanismi di orchestrazione, che ne so, andare a controllare la risposta, effettuare qualche logica, Logica di, di orchestrazione sempre. Quindi, come la faccio a fare questa con delle function normali? Beh, la cosa che mi viene in mente è che F1 per chiamare F2 scriva un messaggio in una coda, service bus, per esempio, e F2 parte. F2 per chiamare F3 e così via. E qual è il problema? Come faccio se F2 va male a fare rollback, a fare. Un qualche un F1 a rilanciare l'F1 affinché magari vada a compensare l'errore. Ricordate che siamo in un'applicazione distribuita. La transazione non esiste, esistono le compensazioni e quindi è un problema perché dovrei prevedere anche una coda o un service bus per le problematiche d'errore quindi diventa molto molto complicato. Poi non solo, ma le, le code, questi blocchettoni che fanno comunicare le funzioni, le code, il service bus non sono chiaramente identificabili dovrei usare una naming convention non è eh, facilmente fa, non sono facilmente identificabili quindi sono proni di errori e non va bene e poi sono un, un, un dettaglio implementativo io non voglio in ottica serverless io non voglio entrare in eh, diciamo non voglio entrare nel merito dell'infrastruttura quindi che F1 per chiamare F2 debba usare una coda o cinque code non è un problema mio deve essere un problema della delle estensioni che sto usando. Quindi in questo caso se le chiamassi utilizzando le function classiche sarebbe un problema, sarebbe un dettaglio implementativo e non me ne voglio sbattere, non solo, ma perché se io poi voglio cambiare il layer di persistenza perché ne voglio uno più efficiente e non lo posso fare perché sono intimamente connessi. In più... Quello che si chiama operation context è difficile, quello che vi dicevo, se F1 chiama F2, F2 va in errore, io devo richiamare F1 in un altro modo, è complicato da gestire. E poi, se una di queste va in eccezione, è come la faccio a gestire? Posto che debba sempre io debba sempre scrivere le funzioni in maniera mh, diciamo, difensiva, perché altrimenti eh, una funzione che va in eccezione non gestita viene richiamata e quindi sto sprecando, sto utilizzando più energia, sto sprecando soldi e non va bene. Come la faccio utilizzando le Durable? Beh, questa suona più o meno così. Per chi non avesse visto le function, una function è un metodo, ok? Questo si chiama orchestrator. Il nome è dato da un attributo. Questo è in C-sharp, ma se andate nella documentazione trovate per tutti i cinque linguaggi supportati. Quel function name dice alla piattaforma che questa function si chiama Functions Chaining Orchestrator. Ha un. Trigger, quello che vedete qui è un trigger, d'altronde c'è anche scritto orchestration trigger, è uno di quelli introdotti da due function. Che cosa fa questo trigger? Mi permette di, di vedere qua dire context ed è il trigger, chiama l'activity F1, tati adesso vediamo che significa ketati. Quindi questa definisce l'orchestrator e queste sono le function, le activity. Quindi banalmente quello che ho è questo: cioè la, il primo call activity chiama l'F1. Si ferma l'orchestratore, si ferma in maniera serverless, cioè smette di essere attivo. Quindi uno, non pago, due, quando servirà ripartirà e ottimizzo quindi l'occupazione e così via. Questo cosa c'è dietro? c'è cioè che dietro è questo contesto farà quello che io avrei fatto. Quindi, quando eh, fa quel call activity, lui impacchetta un messaggio, usa una coda, usa un qualcosa per segnalare. Alla stessa piattaforma di far partire F1 e poi di richiamare, quando F1 sarà finito, esso stesso come function, quindi verrà rieseguita nuovamente. Come fa questo signore a capire una volta che riesegue? Immaginate che lui parte e fa la F1, la F1 finisce e deve fare, quindi deve ripartire perché è una function, è un'altra function, ricostruire lo stato, capire che F1 l'ha già fatto e quindi lanciare F2. Come fa? Usa un approccio che si chiama event sourcing, cioè all'interno del, um, della piattaforma vengono, all'interno dello storage di, del, del persistent layer che è sottostante, vengono scritti degli eventi per ogni orchestratore lanciato che dicono io sono arrivato fino a questo punto. Quando lui riparte è in grado di esattamente ricostruire lo strato. Lo stato, ve lo faccio vedere. Allora, prendiamoci. Um, poi trovate tutti gli esempi. No, quest'altro. Ok, quindi così le vediamo in dettaglio. Allora, la, la, la prima che vi faccio vedere è il client. Questa è una function che ha come trigger un HTTP trigger, cioè quando viene lanciato la piattaforma, espone un endpoint get, rest di tipo che accetta chiamate get, quando viene chiamato quell'endpoint, entrerà, verrà lanciata questa funzione. Questa function non fa altro che sfruttare... Un binding, questo durable client è un binding. Ricordate una function ha sempre un trigger, può avere uno o più binding, zero, uno o più binding. In questo caso questo starter scadena l'invocazione dell'orchestratore, quindi al ancora una volta sfrutterà la famosa coda, tra virgolette, poi in realtà dipende dal, dalla persistence layer che utilizzate. In questo momento può essere usato lo storage SQL server e eh, Netherit che è un altro... Database molto performante, ma è estendibile anche questa parte qui. Chiamerà questo starter per far partire una nuova orchestrazione. Qual è la funzione di orchestrazione? Si chiama in questo modo. Eh, io ho messo delle stringhe, è chiaro che la cosa si può scrivere in maniera più bella, ok? Ma questo è un esempio. Quindi trovate poi quelle scritte in maniera bella nella documentazione. Quindi l'orchestratore cosa fa? Chiama la F1 e la F1 torna a 42, 42 non è a caso. Per gli anziani come me, quel 42 dice tanto: al ritorno, vedete, viene restituito il valore nell'orchestratore che usa per chiamare F2, che non fa altro che sommarci 1. Ancora torna indietro, per poi essere chiamata la F3, che non fa altro che sommarci 2. Vediamo come funziona e la magia che c'è dietro, la famosa magia del, dell'event sourcing gestita dall'estensione dal, dall che vi dicevo delle durable function. Facciamolo partire un attimo. Intanto io bevo. Quello che vedremo è farò una chiamata con Postman, ma in realtà è una GET, potrebbe andare bene anche un, un browser. Entrerò in questa funzione orchestratore. Questa funzione orchestratore farà, dirà alla piattaforma fai partire l'orchestrazione e chiuderà immediatamente. Quindi attenzione, questo ci dice che questa piattaforma è tutta completamente asincrona. Esistono dei modi per sincronizzare il tutto, ma è ovviamente non è il modo migliore. L'asincrono garantisce alla piattaforma di poter utilizzare in maniera opportuna le risorse e quindi dove possibile mantenete la sincronicità. Cioè, ma io poi voglio sapere il risultato della, della function dell'orchestratore perché quello mi interessa e eh, c'è modo di farlo, adesso, adesso vi faccio vedere. Nel frattempo sta partendo. Chiaramente prima della, della, della sessione era partito in 30 secondi, ora ci sta mettendo di più perché lo fa apposta, lo sa che sto facendo una sessione, quindi è senziente da questo punto di vista ehm, e quindi gli dia, diamogli il tempo di partire. Eh, quindi vi dicevo, è tutto completamente asincrono, asincrono nel senso che il client per far partire lo l'orchestratore scriverà un messaggio da qualche parte. La piattaforma si accorgerà che è arrivato quel messaggio, farà partire l'orchestratore. Quindi attenzione, il, la piattaforma, ve lo dirò poi nella, nella slide conclusiva, è pensata per la reliability, non per le performance, ok? Però ci sono degli scenari in cui è meglio essere reliable che non performanti. Gestione dell'ordine, che l'ordine venga gestito in un decimo di secondo o in mezzo secondo, non cambia nulla, l'importante è che l'ordine sia gestito, ok? Perché l'ordine uguale ai soldi che entrano in generale, non sempre ma insomma. Ok, vediamo un po' se ah, apro Postman. Uh, vediamo un po' se intanto nel frattempo questo signore... Ecco qua. Ok, mi sta facendo vedere gli endpoint a disposizione. Non è così, eh? Generalmente la, la mia macchina in questo momento ha un momento di appannamento, ma non è un problema. Quindi abbiamo l'endpoint coserò è questo, questo function chaining client. Vedete un get con questo um, endpoint qua, io me lo sono già preparato. Quindi faccio la send, mi aspetto che ehm, il codice si fermi all'interno dell'orchestra del, del client, quindi qui. Se si decide ad andare, vediamo un po'. Ok, adesso ci arriverà con molta calma. Ok, ce la fa, ce la fa. Ce la fa, d'altronde in piena mattinata magari non ha neanche preso il caffè, quindi ce la possiamo fare. Allora, vediamo un po'. Come al solito qui è il... Il, il Dio delle demo il buon vediamo un po' diciamo che non collabora questa mattina vabbè ora ve lo, lo, lo ci, ci ragioniamo sopra qual è il discorso? allora quello che vedremo è intanto ve lo anticipo prima o poi sta, sto signore si sveglierà ecco si è svegliato si è messo paura allora vedete che sono all'interno del, del client di orchestrazione quindi quello che succede è che se vado avanti ok se trovo un F5, ok, vado avanti e da, dal punto di vista della chiamata HTTP ho chiuso. Infatti, qui adesso dovrei vedere il risultato. Vediamo se arriva il risultato della chiamata: nel senso che la mia, la mia il mio client ha finito, ma dovrebbe partire. Se mi aiuta, se oggi ha deciso. Ok, ce la possiamo fare. Non so per quale motivo. Ok, qui vedete che c'è scritto executed, quindi il client ha chiuso ed ha fatto lo stretto necessario affinché di dire alla piattaforma di far partire eh, tutto il resto del, dell'orchestrazione. Ok, sono nell'orchestrator, ok? Benissimo. Quindi quello che farò adesso, lui farà ehm, banalmente, chiama l'F1 e mi aspetto che e a questo punto lui chiude. Cioè quando chiama l'F1 quella funzione ha finito per adesso, ok? E entro nell'F1, vedete? Ora vado avanti e quello che succede è che quando l'F1 finirà, siccome l'orchestrator non è ancora finito, l'orchestrator verrà rilanciato, ok? Verrà rilanciato con tutti i tempi del caso. Portate pazienza, è un problema della mia macchina, non è un problema di... anche perché prima non l'ho fatto, quindi è semplicemente qualcosa legato all'emozione. Eccolo qua. È rientrato di nuovo qui, ok? E ora che fa? Rifà F1? Eh no, lui l'ha già fatto F1, infatti lo salta. Dov'è che lo salta? Vediamo un po'. L'ha saltato perché l'ha già fatto. Come fa a sapere quello che ha fatto e quello che non ha fatto per tutti gli orchestratori? Beh, in questo momento sto usando lo storage locale, eh, l'emulatore dello storage. Esiste una tabella che è questa history, in cui come vedete. Per l'orchestratore lo con questo id, ogni volta che lanciate un orchestratore, lui genera un id, lui che cosa ha fatto? Allora, ha lanciato l'orchestratore, è partita l'esecuzione, ha schedulato il task F1 e poi ha completato. Ed è esattamente quello che ha fatto. Ora è ripartito e sa esattamente quello che aveva fatto. Ha completato F1, ce l'ha scritto qui. E se vado avanti magari facciamo un F5, e se vado avanti, il giro, continua. il giro continua, lui continua a scriversi tutti gli eventi che accadono, poi dopo vi faccio vedere che c'è altro eh, in quegli eventi, ci sono anche tutti i, i parametri che è passata alle funzioni e tutti i, i, i valori di ritorno, che ovviamente vengono serializzati evidentemente, quindi lui sta andando avanti, Vediamo con tutti i suoi tempi, miate pazienza, non so che cosa sia accaduto, ma facilmente intuibile, si è emozionato. E quindi quello che accadrà qua dentro è che questa tabella creerà, eh, crescerà sempre di più, ora la aggiorniamo, crescerà sempre di più con tutti gli eventi, fino ad arrivare la, al completamento dell'esecuzione. Ora ancora non li ha scritti, quindi alla fine dell'esecuzione completa dell'orchestratore con le N chiamate, ho tutto quello che che è, che è stato fatto e come vedete vediamo un po' eh. Eh, il primo, vedete qua ho eh, le, la definizione, l'istanza dell'orchestratore ho i valori di input l'F1 non ne aveva, quando vado a vedere l'F1 qui troverò 42 il risultato dell'F1 e ho i valori di output dove stanno, da qualche parte ci saranno scritti ma arriveranno, ci sono dei record che quelli di ritorno dalle, dalle funzioni attive di chiamate che contengono i valori di ritorno, questo per far sì che la piattaforma sia sempre in grado di ricostruire lo stato con tutti i valori che sono stati passati dall'orchestratore verso le activities e viceversa. Ora, siccome non collabora, noi lo lasciamo fare e ci ragioniamo. Poi vi invito a magari scaricarvi il, la demo e, e provarci, tanto è abbastanza semplice. Vediamo se, vediamo se a questo punto la stoppiamo, tanto non ci interessa. Oh, vi faccio vedere una cosa. Abbiamo detto i, tutto asincrono, quindi come faccio a sapere qual è lo stato di un orchestratore? Eh, qual è lo stato di un orchestratore? Quando io posso, la, la piattaforma mi mette a disposizione degli endpoint out of the box. Se guardate qui, vediamo un po' se riesco, ok, ce la facciamo. Eh? Okay. Se guardate qui, questo è il risultato del client della prima chiamata. Oltre all'ID dell'orchestratore, che era esattamente l'ID che vedevamo in quella prima colonna, ho una serie di URL che possono essere utilizzati per esempio per vedere lo stato dell'orchestratore. Se io chiamo in get, è una get, ottengo esattamente lo stato di quella istanza specifica dell'orchestratore. Stessa cosa se la voglio terminare, voglio terminarla, voglio rimuoverla, perché quella sta scritta in un history, quindi basta rimuovere quella storia, in realtà sta scritta in un history, in un'altra tabella che contiene lo stato riassuntivo, questo mi permette di gestire l'orchestratore al di fuori senza dover creare un client per, un, per la qualunque, quindi per esempio eh, cancellare la storia e così via. Okay? Quindi è asincrono, ma ho la possibilità di sapere che cosa sta accadendo. Okay? Vediamo un altro esempio un po' più complicato, poi siamo quasi, abbiamo dieci minuti e finiamo. Questo è più complesso, una funzione. E poi ne devo chiamare n in parallelo. Immaginate il backup, ok? In un backup io ho un entry point in cui mi viene detto qual è lo storage da backupare, qual è il folder dello storage, e eh, questa F1 non fa altro che preso quello storage e capire quali file e poi per ogni file va lanciata la copia, lo spostamento, la copia da uno storage di partenza a uno di backup. Poi tornando indietro, ognuna di queste magari mi restituisce il eh, il peso, il quanto, quanti byte ho spostato, e tornare indietro devo riaggregare i dati magari per avere il totale del numero dei file e il numero di byte spostati. E questa fatta con le function normali non è semplice perché il primo pezzo, questa parte qua, è facile perché mi basterebbe scrivere un messaggio per ogni funzione e farle partire tutte. Non in parallelo, ma partono tutte. In realtà neanche la durable function le fa partire in parallelo, però ci siamo. Il problema è come aspetto che sono tutte completate per poi riaggregare i dati? Eh. Eh, non è banale. Durable Function mi fa scrivere questa roba in maniera semplice, quindi devo tracciare il progress di ognuna di queste F2 e possono essere M, N, anche tante, in maniera opportuna per sapere quando ha finito. E in più ho tutte le problematiche di prima, gestione degli errori, l'operation context, tutto quello che abbiamo visto prima. Comincia a essere un po' più brutto a vedersi, ma in realtà se vi è strana un attimo dal, dal fatto che è C sharp... Eh, la situazione è questa. La prima chiamata è un call activity async, come abbiamo visto prima. Ottengo un array, in questo caso un array di interi, faccio un ciclo, poiché è tutto asincrono, è tutto basato sul concetto di task, le promises in, in OJS, creo un task per ogni F2 da chiamare e poi dico alla piattaforma, le due report function, ehi, piattaforma, chiama tutti questi, quando hai finito ridammi la palla. Quindi lui sarà in grado, sfruttando sempre il meccanismo di prima, di capire quando finiscono tutte e quindi rientrare qua, in questo caso non fa altro che fare la somma, e poi magari chiamare un'altra function. È chiaro che le due, i due scenari sono concatenabili tra loro. Un altro scenario, l'approvazione delle ferie. Qualcuno mette una richiesta di ferie, ok? il dipendente mette una richiesta di ferie, quello che succede è che, immaginate, dopo X, X giorni automaticamente vanno in approvazione, Vanno in, approv va in approvazione se il manager che magari riceve in questa request approval, magari c'è l'invio di una mail verso il manager. Il manager magari potrebbe approvare, quindi c'è un intervento umano, potrebbe eh, diciamo, ehm, diciamo, annullare. Okay? O meglio, tutti i scenari di questo tipo: c'è cioè una prima operazione da fare, un, time, un timer che poi scade e genera qualche, qualche scenario diverso dall'altro e intervent un intervento umano dall'esterno. Ok? È come faccio a gestire il timeout e l'arrivo dell'evento dall'esterno? In timeout non è che posso stare con una function che gira in continuazione, perché potrebbe essere un timeout di 72 ore e qua ce la faccio girare per 72 ore. Ci deve essere un qualcosa a monte che mi crea un timeout serverless. Anche questo, anche questo timer deve essere serverless. E, quando, e poi come gestisco l'evento? E quello sta girando per cavoli suoi? Come gli dico? Oh, ciccio, è arrivato questo evento di approvazione e poi anche se riesco a gestirlo come dico come stoppo il timer eh, la, la race condition tra eh, cancelling e il timeout non, non, non è tra, tra l'evento che ti arriva e il timeout non è banale è tutto quello che avevo prima perché tutti gli problemi di prima sono ancora disponibili come lo faccio con le durable Beh, in questo caso allora vediamo un po questa è la prima chiamata poi vedete che Crea un timer. Massimo, ci hai detto che i timer non esistono. Sì, sì, ma infatti se guardate questo timer è creato utilizzando il contesto dell'orchestratore. Che significa? Significa che l'orchestratore quello che farà è crearsi un qualche messaggio da qualche parte che dirà questo messaggio tra x ore, in questo caso 72, ma è un esempio, chiamerà questa funzione. E poi dice, oh, cara piattaforma... Aspetta un evento esterno che si chiama approval event e qui mettete la stringa che vi pare. L'evento può anche portare un, un, un payload. E poi che cosa dice? Dice, oh, cara piattaforma, vai avanti quando uno dei due tra l'approval event, cioè l'arrivo dell'evento e il timeout è scaduto. Se, scade, chi, chi, se chi scade è l'approval event, vai in approvazione. Se chi scade è il timeout, manda in escalate. Questa roba, brutta a vedersi, sono d'accordo, però è solo una questione di sintassi, okay? fa sì che quei meccanismi di race condition tra il timer e l'evento e la gestione degli eventi, eventi esterni, potete metterne quanti ve ne pare, possono portare anche payload, quindi capite che il meccanismo è, è bello, bello interessante. Un altro scenario difficile, ho una funzione che deve ricevere dati e aggregarli, okay? è... Dove metto lo stato? Cioè come faccio a mantenere lo stato? Questo non è un workflow, è un, un aggregatore di dati. Immaginate de un device di una telemetria eh, IoT, no? Arriveranno le telemetrie, e io dovrò mantenere alcune telemetrie e magari fare della logica su quelle telemetrie. Le function ogni volta che le chiami, ricordate che ogni volta che chiamo una function, function, quella function è diversa da quella prima, gira da un'altra parte. Quindi, come metto in correlazione due eventi che devono far parte della stessa function logica? E poi, come sincronizzo l'accesso? Perché, se arrivano due eventi e anche riuscissi a far capire alla function che quei due, a due function distinte, che quei due eventi sono di una stessa function logica, poi dovrei scrivere nello storage. E come sincronizzo quell'accesso? Non è banale. In Durable Function vi mette a disposizione una cosa che si chiamano Durable Entities, che sono delle cose particolari, sono delle entità. Sono molto simili agli attori, ai microservizi che contengono dati. Ok? Pezzo di codice. Scritto in C-Sharp lingu nei linguaggi che avete visto, è una, sostanzialmente sono delle classi che usano delle proprietà per memorizzare lo stato e la piattaforma legge e scrive quello stato ogni volta che viene chiamata quella particolare istanza, ok? Quindi fa lo stesso meccanismo dell'orchestratore, ma lo fa come entità. È ancora una function con trigger speciali, vengono identificate dal nome e dalla chiave. Immaginate una, un meccanismo IoT o un device che misura telemetrie, ok? e um, la telemetria uh, il device avrà un nome e sarà, si chiamerà device quindi device con il nome che ne so um, living room, device living room identificano quel particolare entità e poi che ci faccio? Posso chiamare delle operazioni su questa funzione che cambia lo stato e quant'altro. Vediamo com'è fatta velocemente, poi sono, ho due minuti di ritardo quindi magari tendo, di, tendo a muovermi um, è una classe classica ho pro delle proprietà, questo è lo stato, quindi questa roba qui è vista come una normale classe. Quindi, se sto in un'ottica DevOps e testo, faccio testing, faccio come vedete dependency injection, disaccoppio le classi, faccio quello che mi pare. Ma grazie al fatto che, quindi questo è lo stato, questo è il comportamento, ma grazie a questa parte qua sotto, che è una function, mi permette di vederla come un'entità con stato paragonabile a un attore un actor model ok ce ne sono tanti di actor model in giro tante piattaforme usano l'actor model questo è paragonabile a quello molto interessante nella nel github trovate una demo di gestione dei profili di certificazione fatta tutta sito web quindi front end e back end di tipo um, durable function ho fatto in questo modo quindi questo è l'esempio un esempio ok lo trovate nella nel nel github ok che cosa ci portiamo via? Allora, le function sono semplici, ma estendendole permettono di, scenari, di implementare scenari complessi. Le durable function sono già di, a disposizione, sono sempre pensate per la reliability, non per, la, per i performance. Quindi le latenze possono aumentare. Pensata per ricevere n messaggi? Scalare per n. Ricevere n Scalare per N000. ok? Quindi se vi serve qualcosa performante forse non è la strada corretta. Ok? Valutate. È workflow scritto da codice, a differenza di altre tecnologie che magari permettono di disegnare un workflow da designer. Le durable entities, valutatele perché sono simili ai virtual actor. In alcuni scenari possono avere tanto senso, in altri scenari magari no, quindi valutatelo. Il virtual actor è un, uno dei pattern utilizzati nel mondo stateful. Infine, attenzione che questo risolve la parte concurrency, l'abbiamo detto, ci pensa lui. Ma e come la risolve? L'entity fa una sola cosa alla volta, gestisce un messaggio alla volta quello che fa un actor. Non è detto che sia la soluzione vostra giusta, non è detto che nel vostro scenario sia quello corretto. Per esperienza ci sono tanti scenari che sono così, in cui eh, i, i messaggi che arrivano a, a un attore, a una classe, vanno serializzati. Ok. Lascio il campo alle domande se ce ne sono. Questi sono i miei riferimenti per insulti, cose del genere, senza nessun problema. No, nel senso sfruttatemi, se qualsiasi informazione, mail, eh, Twitter o LinkedIn sono assolutamente a disposizione. Alcune delle cose che abbiamo visto sono nel, nel mio libro su serverless computing, che è un po' datato, quindi adesso ce ne sono di migliori, ma io lo metto lì. Eh, eccoci qua. Ci sono domande? Marco, non ti sento. Ecco, ovviamente avevo lasciato il mute. Grazie capita, capita. per il Figurati! Per il sai, quante che... volte, <ride> sai quante volte capita a me di lasciare il mute? Vai tranquillo. <ride> no, ti dicevo, non conoscevo le potenzialità di Azure e sono rimasto piacevolmente colpito. Ehm, allora, se la community ha domande, scrivete in chat su YouTube. Nel frattempo... E ne approfitto per fartene un paio e intanto ah, in ho apprezzato far. il tributo a Guida Galattica per Autostopisti. Un anziano <ride> come me non può non, può non citarla insomma. Voglio dire. <ride> e, um, ah, io conoscevo le logic app di um, Azure e che differenza c'è tra le logic app? Se, se puoi dare un accenno alla community di cosa sono Assolutamente. le logic app, la differenza tra le durable functions. Quanti, quanti giorni abbiamo? Quanti giorni abbiamo? No, brevemente, brevemente. Allora, le Durable permettono l'implementazione di workflow da codice, con tutti i pro e i contro. Amati dagli sviluppatori, il contro è attenzione che quando evolvete il codice va trattato in un certo modo perché vanno gestite le versioni. Le Logic App invece vi permettono di definire un workflow disegnandolo. Disegnandolo, oddio, è per quelli. No, disegnandolo significa che avete un designer grafico. Dietro le quinte, in realtà, quello che viene fuori è un JSON. Mettete delle, degli scatolotti, tecnicamente si chiamano eh, connettori, okay? si chiamano delle, delle activity, ma sono fondamentalmente dei connettori. Ogni scatolotto fa può fare da trigger, può fare azioni verso sistemi esterni e o elaborazione, gli if, gli switch e cose del genere. La grossa differenza qual è? È che eh, le logic app sono pensate per l'integrazione tra sistemi. Perché? Perché hanno più di 400, 250... 300, 400 connettori verso servizi esterni cioè se io devo eh, scattare devo essere chiamato quando qualcuno cambia qualcosa in SAP e poi interagire con un SQL mandare una mail fare altro su sistemi anche molto eterogenei le logic app sono molto rapide appartengono al mondo no code, low code chiamatelo come vi pare sono rapide da prototipare, da sviluppare possono essere templetizzate e hanno tantissimi connettori già esistenti Okay. Per esempio, fare in modo di eh, tenere d'occhio Twitter, prendersi i tweet che hanno un certo hashtag, fare del sentiment analysis, magari sfruttando dei servizi come i cognitive, è una cosa che io che non sono capace ci metto mezz'ora. Quindi chi è capace, questa roba qui va, va su molto rapidamente. E fino ad, oggi, fino ad oggi, per ora, una tecnologia solo, solo Azure, okay? in questo momento, in futuro non sarà più così. Poi, mentre le Azure Function come vi dicevo girano su un runtime, io le ho fatte già su una Raspberry, le girano sulla mia macchina le containerizzo, le faccio girare dentro un Kubernetes, ma sono, non sono uno esclusivo dell'altro, tipicamente si usano insieme e sono due okay, modi diversi di implementare Workflow ok, grazie mille invece, questo è 5 eh, secondi poi, sì, sì, beh, poi immagino <ride> ci sia tutta una, una documentazione bella lunga da, da guardarsi e riguardo a quello che hai appena raccontato, eh, come funziona il meccanismo di fatturazione delle Azure Functions rispetto all'orchestratore e tutto il resto? Allora, sì, quello che lo, eh, come vi avevo detto, quello che voi pagate per le, per le Azure Functions normali in generale, quelle standard, diciamo le Azure Functions di default, è il numero di esecuzioni. E poi per ogni esecuzione viene conteggiato il, la durata e l'occupazione della memoria, per cui siate green e cercate di eh, ottimizzare memoria e durata. Ne, in Azure avete diversi modi per ostare, per far girare delle function, uno di questi si chiama consumption, nel modo consumption che è il serverless, puro, parlo solo di questo perché qui siamo in serverless, ci sono altri due modi, ma in mio, a mio modo di vedere non sono serverless puri, in quel modo lì voi avete... Comunque un milione di chiamate mensili gratuite. Quindi, se per esempio voi usate Nature Function per fare delle, mh, delle eh, automazioni Nature, che ne so, ogni 5 minuti volete cambiare delle chiavi con cui accedete a dei servizi. E eh, se la fate una volta ogni 5 minuti per un mese, non arrivate a un milione di chiamate, quindi il vostro costo è zero. Ok. Per, le, per gli orchestratori è, va valutato perché come avete visto ogni volta che l'orchestratore parte chiama una function, poi riparte chiama una function, quindi nel, nel caso per esempio dell'esempio che ho fatto io, lì quante esecuzioni avremo? Avremo una per il client, tre per le attività e sono quattro e poi cinque per l'orchestratore quando parte okay. e chiama la F1, quando parte e chiama la F2, quando parte e chiama la F3 e scusate quattro, quando parte e poi chiude, ok? Quindi in quel caso il numero di esecuzioni aumenta, però ne, ricordate che ne avete sempre un milione, poi il costo non è esorbitante. Però il vantaggio è che se nessuno vi chiama voi non cacciate una lira. Eh sì, okay. Assolutamente. Ehm, vedo una domanda che la leggo. Eh, Usare un timer in una function eh, asincrona non peggiora o ritarda le prestazioni? O nel caso delle Azure Functions non è impattante per il tipo di lavoro in background dello strato di persistenza? Allora, quel timer che tu hai visto, in realtà è un si chiama timer, ma è un timer serverless. Quello che fa la piattaforma è sfruttare dei meccanismi che hanno uh, la persistenza sottostante. Per cui lui che cosa fa? Scrive. cioè, tu crei un timer di 72 ore, lui scrive un messaggio per dire... Oe, questo messaggio rifà partire l'orchestratore, nel caso dell'orchestratore per esempio, e lo puoi usare solo lì, quel messaggio ha una, eh, diciamo, arriverà, verrà messo a disposizione nella, nella parte di, eh, di, di, di layer di persistenza tra 72 ore. Quindi in realtà in quel, durante quel timer la tua function e la piattaforma non sta facendo nulla. Okay, quindi è un timer server, quindi non va a impattare. È ovvio che non saranno 72 ore spaccate. Potrà essere 72 ore e un secondo, 72 ore e 5 secondi, no? Perché come al solito lì c'è anche un meccanismo di ehm, eh, push da parte del layer sottostante verso la, la piattaforma. Però non è un timer vero e proprio, è un timer farlocco, come si dice anche a Parigi. ecco, Mettiamolo così. Ok. okay. Guarda, ehm... Ho altre domande da farti, ma approfitto per fartele dopo alla tavola rotonda. Con Sono qua, altri così, mi, così studio nel frattempo. frattempo <ride> okay, studio. Okay. Grazie mille del, grazie del, a per tutti. la presentazione Sono qua. grazie di tutto. Ci vediamo dopo. Dopo. Ciao Massimo.